situazione. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere venuti. Siamo una rappresentanza delle donne Notav, per lo più dalla valle, ma naturalmente anche con le solidali torinesi. Siamo qui per promuovere il corteo dell'8 dicembre e passo subito la parola a Gabriella che vi leggerà un testo. Buongiorno a voi. Sabato 8 dicembre segnerà un nuovo importante appuntamento nella trentennale storia del movimento Notav. Una storia narrata da fiumi di inchiostro, tanta propaganda e scarsissima informazione. Di questo treno, ad oggi, non è stato costruito neppure un metro, solo tunnel geognostici. Tutto ciò ignorando quanto fermato da donne e uomini della valle, persone direttamente coinvolte loro malgrado dal progetto, che si sono informate e mobilitate. Non ci hanno ascoltato, anzi, hanno cercato di zittirci, qui come in altri luoghi, con la militarizzazione massiccia e imperativa. Questo per tenere nascosta la voce del dissenso. A pochi giorni dalla manifestazione dell'8 dicembre, noi donne Notav abbiamo deciso di farci sentire ancora una volta. Consapevoli delle vere priorità dei nostri territori, oggi più che mai riteniamo che altre siano le scelte da fare. Riteniamo che le risorse che si vorrebbero utilizzare per un'opera inutile, concepita già vecchia prima di vedere la luce, debbano essere utilizzate altrove. Diciamo Notav perché diciamo tanti sì. Sì agli edifici scolastici messi in sicurezza, sì all'istruzione garantita a tutti, sì agli ospedali che veramente rispettino il diritto alla salute, dove l'eccellenza sia diffusa e le lunghissime code di prenotazione spariscano, sì alla riapertura del punto nascita a Susa, sì ai centri antiviolenza nella nostra valle e alla riqualificazione dei consultori familiari, sì al lavoro, anche distribuito nelle piccole opere. Opere indispensabili per mettere davvero in sicurezza il territorio. Come non ricordare i devastanti incendi in valle, gli smottamenti e le alluvioni, eventi dolorosi, comuni purtroppo a tanti altri che sempre più frequentemente si presentano su tutto il territorio nazionale e non solo. Eventi molte volte evitabili con una oculata ed efficace gestione del territorio. E ancora dei sì, sia al diritto alla casa per tutti, sia all'accoglienza, all'aiuto concreto ai giovani e alle famiglie, sia all'acqua pulita, all'aria non contaminata delle polveri di lavorazione di cantieri, sì al territorio dove sia ancora possibile sviluppare l'agricoltura, l'artigianato e il turismo sostenibili. Noi siamo certe che guardando al futuro e forti dell'esperienza del passato, altre siano dunque le scelte da fare. Anche in considerazione dei sempre più evidenti segnali dati dai cambiamenti climatici, di volta in volta più imprevedibili e imponenti. Questa è la vera scommessa su cui gioca il nostro futuro e quello dei nostri figli. Sentiamo di essere entrate nel tempo della sopravvivenza ed ogni nostro sforzo va investito nel risolvere o almeno attenuare questi problemi, mettendo in gioco tutte le risorse disponibili. Questa è la vera e indispensabile grande opera che ci permetterà di progettare un futuro ancora possibile. Non ci possono essere reali cambiamenti se non rifiutiamo la cultura dello spreco e dello sfruttamento delle persone e della natura. La risonanza data all'impegno femminile, soprattutto recentemente, da parte della totalità degli organi di stampa, non è mai stata rivolta all'impegno trentennale delle donne Notav. Un impegno nella lotta sui territori, nelle amministrazioni, nella vita concreta della nostra comunità. Un impegno che oggi ci ha portati qui e che l'8 dicembre ci vedrà tornare numerose. E due, e tre, a salire! Recentemente le donne sono state chiamate in causa in questa città e anche in Italia, da parte delle forze che vogliono costruire il TAV. Hanno anche fatto un corteo vistoso qui a Torino una ventina di giorni fa, dove sembra che le uniche donne a rappresentare il futuro di questa nazione possano essere solo quelle
che hanno contribuito perché venisse impoverito il nostro futuro. Il corteo del Lotto è un corteo territoriale, cioè della città di Torino, della Valle, del Piemonte e anche di qualche gruppo che verrà dalle altre città in quanto solidali. Noi non ci battiamo per interessi particolari, noi ci battiamo per gli interessi generali di tutte e di tutti, per il bene comune futuro. Le altre rappresentano soltanto gli interessi di chi vuole asfaltare la Valsusa e tutta l'Italia. Io sono calabrese, voglio citarlo, e di ieri la notizia che nel tutto il Cosentino è stato allagato dalla esondazione del fiume Crati, e veramente cederei una parte dei soldi per il TAV per il territorio dell'Italia, in particolare della Calabria. Abbiamo l'Italia che si sta sgretolando sotto i nostri piedi, e quindi questi soldi sarebbero utili sicuramente alla ricostruzione, alla cura. Si parla tanto di benessere, benessere personale, e per il nostro benessere è questo, è la natura. Quindi dobbiamo effettivamente lavorare su questo senso, lavorare tutti insieme. Io sono sindaco di un piccolo comune della Valle e abbiamo avuto non pochi problemi anche sulla diossina, quindi sono 20 anni che ci battiamo contro le polveri sottili. Ci battiamo contro questa opera. Non siamo contro le infrastrutture, ma ne abbiamo una. Cerchiamo di utilizzare questa che al momento è sottoutilizzata. Cerchiamo di fare le cose che servono, mettere i soldi dove effettivamente servono. Quindi scuole sicure. Abbiamo bisogno di tutte queste piccole ma grandi opere. Far ripartire l'economia anche con questa, l'economia locale. Di questo abbiamo bisogno. Quindi noi siamo qui oggi e lo saremo l'8 per ribadire che noi siamo donne, siamo quelle che generiamo la vita, quindi non possiamo togliere la vita. Curiamo il nostro paese, non curiamo soltanto il portafoglio di qualcuno. Sì, come ribadisce Grazia, che anche una delle cose che ci contrappone alle altre donne che hanno avuto tanta altisonanza in questi ultimi tempi sono il fatto che noi ci siamo informate e che continuiamo ad informarci, che all'interno anche del pool dei tecnici Notav ci sono delle donne, delle ingegnere, anche questo sempre taciuto. E un'altra cosa che volevo ricordare è che gli appalti che ruotano intorno alle grandi opere hanno sempre l'andrangheta o la mafia dentro, e questo è un altro punto importante per noi, fondamentale. Voi invitate le stesse signore a venire alla manifestazione ad ascoltare quello che avete da dire? Noi naturalmente invitiamo tutti, a maggior ragione chi non è informato, perché può cogliere l'occasione per informarsi. E abbiamo verificato nel tempo che chi si informa senza pregiudizi alla fine sta dalla nostra parte. Sono 30 anni quelli che interessano questa storia, ma sono 30 anni di cui dall'inizio noi abbiamo avuto la possibilità, la fortuna di avere delle persone molto preparate, professori, docenti, studiosi, che ci hanno accompagnato sempre nell'informazione. Quindi non stiamo dicendo delle follie, siamo sempre con prova provata, e ora questa stessa direzione si sta muovendo altrove, perché chi si occupa veramente della situazione del pianeta ora si sta preoccupando di tutt'altro, e non certamente più di un trenino che è meglio regalare a Natale e per il resto lasciar perdere. La promozione di una politica diversa che possa rendere conto del disastro ambientale a cui stiamo andando incontro, e di questo insomma non ne parla solo il movimento Notav, ma è una cosa riconosciuta a livello universale. Allora, un invito a questo punto ai giornalisti a essere attenti, aprire gli occhi, aprire le orecchie, aprire, non lasciatevi prendere dalle farfalline di turno che stanno circolando, ma come noi cercate quello che veramente va cercato. Soprattutto pensate ai giovani che stanno crescendo, pensate alle scuole dove dei ragazzi hanno perso la vita perché i soldi non c'erano, e non ci sono ancora, anche nella nostra valle, ancora per aggiustare delle scuole. Pensate a chi sta crescendo e pensate a chi sta proponendo l'opera, che più o meno ha la mia età o giù di lì, ma che non la vedrà neanche probabilmente finita. E quindi questo freno è veramente una follia. Pensate ai giovani, i giovani hanno bisogno, ma di altre cose ancora. È un'altra scommessa. E a tutti buon 8 dicembre, vi aspettiamo tutti tanti 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 tanti.
Thank you.